Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una bussola o una macchia bianca, che faccia sospettare una piaga di lepra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaga porterà vesti strappate, il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dalla angoscia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi guarirmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui, ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a morire.
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. La frase che abbiamo ripetuto come il tornello del Salmo, ecco, ci dà un po' il senso del tema di questa giornata. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Da chi possiamo ricorrere in questo momento così tragico? Momento particolare per la salute del corpo e soprattutto per la salute dello spirito. Quanti anelli che questo periodo così brutto non lasci in noi un segno ancora più brutto che quello dell'isolamento, che quello della restare chiusi dentro se stessi e non essere più capaci di uscire fuori da sé, di commuoversi, di dare una mano al fratello. Il lebbroso è un simbolo abbastanza particolare, perché la lebbra fino a pochi anni fa non è totalmente sconfitta. La lebbra era una malattia terribile. Terribile perché non soltanto creava delle mutilazioni al corpo per le sue manifestazioni così mediche, ma creava soprattutto questa forma di isolamento. È chiaro, si diventava infettivi, bisognava stare lontano dagli altri e bisognava avvisarli che c'era una impurità. All'epoca il discorso di avere una malattia così grave, di cui forse non si conosceva neanche l'origine, era quasi letta come un aver mancato nei confronti di Dio, aver fatto un peccato così grave da meritare la reclamazione. Per cui l'essere impuro aveva questo significato: aver peccato contro la purità di Dio, aver peccato contro Dio, aver fatto qualcosa di male contro Dio, come se l'umanità fosse lì ad essere un segno negativo, eppure quell'umanità è uscita come un segno meraviglioso dalle mani di Dio. Il creato è il segno bello che il Signore ha fatto, e l'uomo ancora più bello nel segno di questo creato. Allora, finché c'era questa impurità, non si poteva assolutamente stare all'interno di un contesto sociale. Ed è bellissimo vedere l'atteggiamento di Gesù. Gesù che accoglie tutti, e non si fa il problema se questa realtà può essere una realtà che infetta. Lui è capace di rispondere a quell'anelito dell'umanità. Qual è l'anelito dell'umanità? Se tu vuoi, puoi purificarmi. Allora, la prima parte, no? La volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che tutti gli uomini siano redenti. Non c'è un peccatore, non c'è una persona che abbia un segno nella sua carne, nel suo spirito, che non possa essere accolto da Dio. Io voglio. Gesù in quel momento manifesta a tutti la volontà di Dio. Questo Dio che viene incontro ad ogni uomo e non fa distinzione di razza, di colore, di provenienza, perché tutti gli uomini sono amati da Lui. Sii purificato. E soltanto Dio può rimettere il peccato, soltanto Dio può ridarci quella purità iniziale. In questi giorni, leggendo il libro della Genesi, durante la settimana, abbiamo riscoperto
che cosa ha significato quel disobbedire a Dio per mangiare il frutto di quell'albero che era proibito, di pensare di potersi sostituire a Dio, perché vedendo in modo nuovo si poteva giudicare la realtà in un modo diverso. E i progenitori, Adamo ed Eva, scoprono invece dopo il peccato di essere rimasti nudi, cioè senza nessun punto di riferimento. Per cui sentiamo di ripetere nella fede, no? Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. E Gesù propone a quest'uomo di compiere tutte le opere umane necessarie per essere riconosciuto della sua dignità di persona. E poi ritorna il solito segreto messianico, no? Gesù non ha intenzione di essere riconosciuto per quello che fa, ma Gesù ha intenzione di essere riconosciuto nella fede come il Figlio di Dio, come il Vangelo che vive in mezzo agli uomini, come il Vangelo che porta la grazia a tutti gli uomini. Ecco perché Paolo dice ai Corinzi che ciò che fanno in qualsiasi momento dovrebbe essere secondo quella volontà di Dio che ci fa diventare testimoni. Il lebbroso che prima non poteva avere nessun rapporto sociale, non poteva parlare con nessuno, è colui che dà l'annunzio che Gesù lo ha purificato, che Gesù lo ha graziato. Quindi ciascuno di noi può diventare veramente testimone della bontà di Dio, potrebbe annunciare ogni giorno e quotidianamente nella sua vita, nelle sue scelte, il Vangelo in cui crede, il Signore in cui crede, il Signore Gesù. Allora questo è un invito per ciascuno di noi ad essere puri nel dare la nostra testimonianza, nell'essere liberi, nel riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. In fondo in questi giorni, in quella novena in preparazione al patrocinio nella nostra città che è mariana, che è legata all'esperienza della devozione a Maria, che cosa c'è dentro questo prepararsi, dentro questo camminare nella fede? È proprio questo, il riscoprire la purezza di essere figli di Dio, di essere amati da Dio in Cristo Gesù e soprattutto di essere coperti da quel manto misericordioso della Vergine, la quale ci dice sempre: andate a Lui, incontratelo, fate un'esperienza, annunciatelo, perché questo è il ministero dei figli di Dio. Sia lodato la sua presenza.
grazia.